Siamo con la segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, in occasione di questo convegno tutto dedicato alla dispersione scolastica, un appuntamento importante e anche un dibattito che si aprirà fra pochissimo. È un'occasione davvero preziosa, intanto per ricordare il messaggio universale di Don Milani a 100 anni dalla sua nascita. Questa è l'occasione per tornare su alcuni nostri punti di fragilità. La dispersione scolastica è un tema che ci interessa in termini anche di ricerca di strategie per superarla. E quindi ci troviamo oggi insieme al mondo universitario e alle istituzioni che intendono mettersi a disposizione della scuola, perché la scuola da sola non può farcela, per rilanciare un modello di sistema scolastico davvero alla portata dei nostri ragazzi in qualunque latitudine, soprattutto nelle aree più disagiate del paese. Ecco, ma Don Milani perché è ancora così attuale ai giorni nostri? Ce lo sa dire? Don Milani era un vero maestro e quindi attraverso il suo pensiero, anche radicale, mi sento di dire, possiamo ricomporre un quadro che nel tempo forse abbiamo perduto, quello del vero senso dell'educazione che emancipa l'essere umano. E quindi in questo momento di dispersione scolastica, ma anche di fragilità sociale, la parola di Don Milani è davvero un punto di riferimento. Qualcosa però sulle risorse della legge di bilancio gliela devo chiedere. Cosa vi aspettate? Cosa avverrà secondo voi fra qualche settimana? Ieri abbiamo avuto notizia del Consiglio dei Ministri che ha innalzato di un punto percentuale il debito pubblico e questo ci preoccupa. Ci preoccupano anche quelli che sono i costi, che in realtà per noi sono gli investimenti in termini di rilancio del settore e anche tutela delle retribuzioni del personale della scuola. Noi attendiamo nelle prossime ore che il governo convochi le organizzazioni sindacali per renderci partecipi di un processo che questa volta in questo governo dovrà caratterizzare davvero un rilancio, a cominciare dalla sanità, come è già stato detto, ma per poi continuare con quello che è il sistema scolastico, che deve avere davvero una evidenza diversa rispetto al passato. Le faccio l'ultima sul contratto 19-21, sulla ratifica, che tempi si prospettano, cosa pensate? Ci sono tempi ordinari, considerando che abbiamo sottoscritto l'ipotesi il 14 di luglio, quindi lo stop di agosto allunga di un po', di qualche settimana. Ci aspettiamo i primi giorni di novembre di avere la possibilità di tornare all'Arana per sottoscrivere l'ipotesi che diventa definitiva. Grazie. A voi.